artigianato a picco nel Veneto orientale. Gli ultimi dati mostrano una flessione del 2%, una tendenza negativa registrata anche nelle precedenti tornate, che interessa oltre 6.300 lavoratori e che tocca tutti i comparti manifatturiero, costruzioni e terziario. Confartigianato va in aiuto alle imprese in crisi attraverso l'attivazione di speciali sportelli. Nuovo crollo per l'antico cippo di confine tra Padova e la Repubblica Serenissima ad Oriago di Mira. Alcuni mattoni si sono staccati, cadendo sulla statale Brentana, ma il manufatto, costruito dai veneziani alla fine del 1300, perde i mattoni anche dalla base. Un primo intervento di restauro ad opera del Rotary Club risale agli anni 90, oggi ne servirebbe un altro. Annata eccezionale il 2013 per il Prosecco DOC della provincia di Treviso. I dati sono stati forniti dal Consorzio di tutela al Vinitaly di Verona. Lo scorso anno l'aumento è stato del 18% rispetto al 2012, con 170 milioni di bottiglie vendute nei mercati di 5 continenti. La nazione che beve più Prosecco è la Germania, seguono Inghilterra e Stati Uniti. Piazza Duomo a Treviso senza più auto. Il desiderio del sindaco Giovanni Manildo potrebbe diventare presto realtà, probabilmente entro luglio, per suggellare il primo anno di mandato. Spariranno dunque i 54 posti auto davanti al Vescovado, che verranno sostituiti da alberi. La pedonalizzazione sarà parziale, gli autobus continueranno a passare davanti al Duomo. Anche i non udenti potranno chiamare il 113 in caso di emergenza. Potranno farlo scrivendo una mail alla Polizia di Padova oppure scaricando un'app, per il momento a disposizione solo per iPhone. Il servizio SOS Sordi è possibile grazie ad un accordo tra l'ENS, Ente Nazionale Sordi, e la Questura. Si tratta di un progetto nazionale nato proprio a Padova col sistema degli SMS. È pronta la documentazione per far entrare la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. L'Italia ha a disposizione solo due candidature. La scelta spetta al ministro della Cultura Dario Franceschini. Finora in tutto il mondo i siti protetti dall'UNESCO sono 981, 49 in Italia e 5 in Veneto. Uno di questi è l'Orto Botanico di Padova.